Continua la crisi di governo italiana e i media stranieri seguono increduli le vicende politiche italiane, in particolare poi per le eventuali ripercussioni economiche. Pierluigi Mennitti, corrispondente da Berlino per Lettera 43 e per il quotidiano Europa, come vede la Germania la crisi italiana? Beh, sorpresa è proprio la parola giusta, perché qui non si aspettavano evidentemente che la situazione precipitasse così velocemente. Quindi c'è una grande preoccupazione che viene espressa, diciamo, a livello mediatico da tutti i giornali che si occupano della vicenda italiana da qualche giorno in maniera più massiccia, nonostante il grosso dell'interesse qui sia tutto concentrato sulle vicende post-elettorali della Germania. Però l'Italia si è ritagliata, ahimè, di nuovo il suo spazio, e non in maniera positiva, perché le vicende invece italiane preoccupano molto, soprattutto per i riflessi sulla stabilità dell'euro. Per quanto riguarda il livello invece istituzionale, ovviamente lì la diplomazia predomina. C'è stata ieri una dichiarazione della portavoce della cancelliera Angela Merkel, che a domanda in una conferenza stampa ha risposto in maniera, ripeto, abbastanza diplomatica. Qui si sta sempre attenti a dare giudizi sulle vicende interne di un altro paese, ma insomma, la Germania segue con attenzione e con preoccupazione la vicenda italiana, sperando in una soluzione di stabilità. La telefonata successiva che c'è stata tra la cancelliera e il presidente del Consiglio Letta ha in qualche modo testimoniato questa preoccupazione, che in Germania è molto forte, anche se, ripeto, i giornali soltanto negli ultimi giorni si sono tornati ad occupare dell'Italia, perché finora la situazione era stata un pochino tenuta sotto traccia. Evidentemente nessuno qui si aspettava che Berlusconi desse seguito alle minacce che, cioè, da qualche tempo andava comunque facendo. La Germania, che ha appena confermato la Merkel e quindi di conseguenza anche la sua politica rispetto a un'instabilità italiana, quali potrebbero essere a questo punto i riflessi europei e soprattutto qual è la preoccupazione anche della gente? Diciamo, la preoccupazione principale è che una crisi politica sommata diciamo, a uno sostanziale impasse nell'azione riformistica dei governi che si sono preceduti, compreso quello di Monti, che invece qui in Germania all'inizio era molto apprezzato, può tornare a mettere sotto pressione l'euro. Si evidenzia il fatto che l'Unione Europea, assieme alla Banca Centrale Europea, ha creato in questi ultimi 2 anni meccanismi di salvataggio o meccanismi di tutela che in qualche modo renderebbero anche la crisi italiana meno drammatica rispetto a 2 anni fa. Però diciamo, la preoccupazione è molto forte. Per quanto riguarda la politica, bisogna anche qui fare un po' di distinzioni, perché in realtà sì, diciamo, Angela Merkel è stata confermata con un grande successo elettorale che le ha fatto quasi sfiorare la maggioranza assoluta. Però il governo che ha governato gli ultimi 4 anni non è stato confermato. La sconfitta e l'uscita dei liberali dal Bundestag ha praticamente reso impossibile la riedizione del governo precedente, e quindi la opzione che al momento è in campo è quella della grossa coalizione, cioè Angela Merkel imbarca di nuovo i socialdemocratici. Probabilmente non c'è da attendersi grandi cambiamenti nella politica europea, forse un pochino più di elasticità nei confronti dei paesi in crisi. Questo i socialdemocratici lo hanno praticamente sempre detto, però resta un problema di fondo: maggiore flessibilità nei confronti di quei paesi che dimostrano di voler mettere mano alle riforme, ma soprattutto per quanto riguarda l'Italia, al problema della competitività. Senza un rilancio dell'economia, della capacità degli imprenditori di tornare a fare profitti e quindi di tornare a creare posti di lavoro, difficile attendersi dalla Germania quell'elasticità che noi tutti vorremmo.